tutti, bentornati sul mio canale. Oggi andremo a realizzare l'inserto per il nostro travel notebook. Anche questo è semplicissimo da realizzare. Allora, visto che abbiamo utilizzato il foglio A4 per fare la copertina, vengono benissimo gli inserti in formato regular. Il formato regular che è 21x11 cm. Per cui ho preso dei fogli A4, quindi la prima cosa che dobbiamo fare è prendere dei fogli A4, tagliarli e piegarli. Allora, la grandezza appunto è il lato corto del foglio A4 è già 21 cm, quindi ok. Va tagliato per il lato lungo a 22 cm, perché poi piegandoli appunto deve essere da 11. Quindi prendiamo un tot di fogli che vogliamo mettere appunto nell'inserto e andiamo a tagliarli a 22 cm. Quindi sul lato lungo facciamo 22 cm. La comodità appunto di queste taglierine è che hanno un righello incorporato, per cui si può già fare la misura. Mettiamo un attimino da parte i nostri foglietti e prendiamo quella che sarà la copertina del nostro inserto. Come copertina del nostro inserto io voglio utilizzare appunto questa carta. Allora, quindi dobbiamo farla 21x22. 21 siamo già a posto, sulla lunghezza dovremo fare 22. Siccome una volta poi piegati i nostri fogli vanno sistemati con il taglierino, è un passaggio molto difficile, infatti io su quello non sono tanto brava, quindi avevo pensato di fare la copertina leggermente più larga, di modo che almeno non dobbiamo rifinire i fogli. Quindi abbiamo detto 22 cm, io questa la farei un 24, lascerei un centimetro buono sia da una parte che dall'altra. Quindi vado a tagliarla a 24 cm. Questo può sempre venire utile, teniamolo da parte. Ok, spostiamo la nostra taglierina e ora abbiamo il lavoro un po' più, tra virgolette, difficile. Quindi andiamo a piegare a metà il nostro cartoncino che sarà la copertina del nostro inserto. E ora dovremo andare a mettere i vari fogli all'interno. Vedete che così abbiamo il nostro bel bordo e quindi non abbiamo bisogno di rifinirli con il taglierino. Allora, possiamo aiutarci a fare la piega centrale con la scoring board, che è molto comoda per chi fa scrapbooking. Io prendo qualche foglio. Allora, l'unica pecca che questa qua che ho io, ah no, cioè scusate, ho detto una stupidata, perché ha i centimetri anche qui, quindi a 11 cm tracciamo la riga. Perfetto, io ora ho il mio pacchettino. Allora, per fare l'inserto si può procedere in due modi, quindi cucire i fogli, oppure il metodo più semplice e veloce è questo, utilizzare una pinzatrice a braccio lungo. Allora, io vi consiglio di comprare la pinzatrice a braccio lungo perché costa 10 euro e
per chi ama comunque questi, questi tipi di travel notebook, è facilissimo. Altrimenti esiste il metodo della cucitura a mano. Io andrò ad utilizzare appunto il metodo semplice e veloce, quindi quello della pinzatura, però vi spiego come funziona il metodo appunto della cucitura con ago e filo. Cosa dovete fare? Innanzitutto io consiglio sempre di fermare i fogli con delle pinze in questo modo. Quindi cerchiamo di mettere il più possibile alla pari i fogli dove c'è la piegatura e blocchiamoli con le graffette. Poi cosa bisogna fare? Con il punteruolo, quindi prendete un po' un pezzo di gomma e con il punteruolo andate a fare dei fori. Dei fori, allora, magari lasciate uno spazio magari di 2 cm dall'inizio del bordo, quindi fate un foro qui e magari ne fate ancora uno a metà e un altro, cioè tra questa distanza fate altri 2 fori. Poi praticamente con ago e filo iniziate, non so, iniziate dal punto centrale, quindi fate il nodo, in modo che il nodo rimanga all'interno, e poi fate uscire il filo, entrate nel buco, continuate a fare dentro e fuori, andando avanti e indietro per almeno un paio di volte. E niente, quando si arriva alla fine poi si fa il nodino sul filo che rimane. E quella è il metodo appunto della cucitura. Diciamo che per chi non vuole spendere 10 euro ma è bravo a cucire, può fare in quel modo. Ed è comunque molto efficace, perché anch'io all'inizio, quando non avevo questa, facevo in quel modo. Con la pinzatrice a braccio lungo è molto più semplice, nel senso che basta inserire... Allora, in questo caso... Sapevo che avevo sbagliato, devo metterle in questo modo... Vado a mettere bene pari, perché poi devo mettere, ok, quindi questa qui e questa qua, ok. Con la pinzatrice a braccio lungo è semplice, nel senso che devo andare semplicemente a infilare il foglio e a pinzare. Allora, qui abbiamo anche questo blocco appunto per arrivare ad appoggiare il foglio. Quindi, perfetto, in questo modo dovrei fare il buco proprio, ok, dovrei mettere la graffettina proprio al centro e vado a pinzare. Vedete? Mi ha pinzato perfettamente. Se voglio proprio essere più tranquillo, vado a fare anche un buco centrale. Io voglio essere precisa, quindi scegliamo più o meno la metà, che è qua così. Perfetto, quindi qua dove c'è... Ok, benissimo. Poi per essere un attimino più precisi ancora, mettiamo su un attimino queste, le lasciamo su un po', così si prende bene la forma. E quindi abbiamo creato il nostro inserto. Come vedete, qua i fogli vanno un po' a piramidina. Potete decidere appunto col taglierino se andare a sistemarli, però vi ripeto, io sono imbranata su questo, non riesco mai a fare una cosa precisa e quindi lascio in questo modo l'inserto un po' più grande rispetto ai fogli interni, e direi che comunque il lavoro è molto bello lo stesso. Ora prendo il mio travel e vado ad inserire il mio inserto. Decidiamo di metterlo sull'elastico centrale e voilà. Possiamo poi crearne anche altri per avere altre sezioni, questo poi sta a voi.
abbiamo anche il vellum e l'acetato, e con questi andremo a fare delle dashboard da inserire appunto qui dentro. Per cui riprendo la taglierina e, come abbiamo fatto per la copertina, dobbiamo fare anche per le dashboard. Quindi prendo il mio acetato, 21 è già l'altezza, e facciamo sempre 24, quindi li facciamo grandi come abbiamo fatto la copertina. Riprendo ancora la mia scoreboard, che così vado a fare l'inizio delle pieghe, quindi gli do una piegatina, ok, così riusciamo a piegarlo meglio, ok, perfetto, e anche con l'acetato, che forse è quello un po' più impegnativo. Quindi riprendo il mio travel e andiamo ad inserire la nostra dashboard. Anzi, facciamo che la dashboard la inseriamo qua appunto con il nostro inserto. Ok. Mentre questa della Natalie la mettiamo... Ah no, ecco, scusate, ho sbagliato. C'è qualcosa che non mi sconquifferava. Ok, quindi su qua abbiamo messo la nostra dashboard di acetato, e qui mettiamo il nostro vellum, e poi andremo a creare anche un altro inserto e appunto lo andremo a inserire. Ok. Anche per oggi è tutto. Nel prossimo tutorial andremo a fare le taschine da inserire davanti e dietro. Vi ricordo ancora che potete realizzare anche voi questo travel seguendo i miei tutorial, utilizzando i pezzi del mio kit, se ce l'avete. O se non l'avete ancora acquistato, ricordatevi che ci sono ancora dei pezzi disponibili, quindi accorrete e acquistate. Nell'info box trovate sempre il link al mio shop Etsy. Io vi ringrazio ancora per avermi seguito, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!